In the sky che cos'è? Gli spotlight, i punti chiave per la produzione di esperienze turistiche che siano incentrate sulla fruizione della natura e dei cieli stellati, e quindi è un ecoturismo notturno. Si associa alla visione dei cieli stellati a occhio nudo o anche con ausili come telescopi, eccetera, tutte quelle attività che è possibile fare nella natura, quindi da trekking notturni, ascoltazione della flora e della fauna notturna, e così via. È quindi un progetto che trova spazio adeguato sui Monti Dauni, visto i paesaggi che si adattano a questo tipo di turismo. Sì, fondamentalmente noi abbiamo un paio di partner che sono già certificati come Dark Sky, perché esistono delle certificazioni dell'assenza di inquinamento luminoso di alcune zone del paesaggio, del territorio, che consentono questo tipo di attività. I Monti Dauni ne hanno diverse, però diciamo che non si è mai sviluppato prima d'ora un discorso relativo a questo specifico target turistico. Quali sono le zone che meglio si adattano a questo tipo di turismo? Beh, sicuramente tutte quelle zone che permettono la visione del cielo stellato ad occhio nudo, quindi assenza totale di inquinamento luminoso, distanza dalle fonti luminose artificiali, e i Monti Dauni con le loro vallate circondate da boschi ben si prestano a questo tipo di attività. Ovviamente uno dei punti più belli è sicuramente il tetto della Puglia, il Monte Cornacchia. Sì, in realtà è meglio stare sotto il Monte Cornacchia, perché dal Monte Cornacchia è possibile vedere le luci di Faeto, di Castelluccio, di Celle e così via, proprio perché è il tetto della Puglia. Noi ieri sera, per esempio, l'osservazione del cielo stellato l'abbiamo fatto dal lago Pescara, e dove ci ha accolto un coro di rane che facevano un rumore impressionante, e anche quello fa parte delle esperienze associate alla Dark Sky Tourism. Insomma, una forma di turismo che sicuramente entrerà a far parte della variegata offerta che i Monti Dauni ormai offrono. Facciamo da apripista, speriamo di riuscirci. E tra i partner di questo progetto ci sono anche gli amici dell'Islanda, il professor Kartian dell'Università di Ólar, Islanda. Com'è stata l'esperienza qui sui Monti Dauni e soprattutto che prospettive ha il Dark Sky per promuovere il turismo anche qui da noi? So, how was your experience here in Monte Dauni, like yesterday night? And what do you think that can be the potential of this kind of tourism for rural areas, for Monte Dauni, but also for Iceland and for the partners, all the European countries, about the dark sky tourism? We came here yesterday. We came from Napoli, huge big city, lots of lights. So coming here, you can so clearly see the sky, and the whole sky appears to you. So there's a huge contrast. And when I also think about the contrast to Iceland, where we sometimes have clear skies, sometimes cloudy skies, here in the middle of the well, far away from the ocean, from fog, from clouds. So the pristine, the quality of the dark sky is quite clearly high. And up in the mountain there, by Pescara Lake, there was no light pollution. So it's very, very clear, and you can enjoy things, and you can start to talk about the stars. We talked about the Milky Way, for example, which has a completely different name in Icelandic, Vetrarbraut, the winter road, the winter way. And then you start to create stories. So a lot of storytelling, and that connects, I think, people to nature. Sono arrivato ieri a Napoli e subito ho notato il contrasto che c'è stato tra la grande città di Napoli con un inquinamento luminoso non indifferente. Poi sono rimasto quasi scioccato che da un paio d'ore da una grande città come Napoli si è arrivati qui su Monti Dauni dove c'è un cielo notturno stellato privo di inquinamento luminoso. Ieri sera siamo stati sul lago Pescara dove abbiamo avuto la possibilità di osservare tutta la volta celeste e in particolare anche la Via Lattea. È interessante notare la differenza anche con il cielo stellato che abbiamo noi in Islanda.
dove ci sono diverse costellazioni che qui non sono presenti, ma anche poi la pulizia, diciamo la chiarezza che troviamo nei cieli dei Monti Dauni, dove appunto non c'è presenza di inquinamento luminoso e dove tutte le costellazioni e la Via Lattea appunto è chiaramente visibile, cosa che ad esempio in Islanda non abbiamo.